Voci.fm, il sito delle voci. Corrado Guzzanti e Luca Laurenti, per voi che non siete soltanto doppiatori, ma fate anche gli attori, conduttori e altre mille cose, che cosa significa di tanto in tanto prestare la voce a un personaggio, quindi fare doppiaggio? Per me è un gioco divertente, io l'ho fatto abbastanza poco, questo credo sia il terzo o quarto cartone animato che faccio. Lo trovo, è un gioco, infatti c'è moltissima gente su YouTube che si diverte a farlo. La cosa divertente dei cartoni animati è che non solo devi trovare la voce, ma devi fare un sacco di versi e di rumori. E ti dicono adesso a 50 c'è io sono un personaggio che fa un sacco di versi. È veramente divertente, certo è un lavoro diverso da quello che mi capita fare, però insomma è sempre quello di cercare la voce, il timbro e alla fine la personalità di una cosa finché non si incollano, non stanno bene insieme, dà molta soddisfazione. Io lo trovo esaltante, è proprio esaltante perché dai vita a qualcosa, no? È una forchetta che parla. No, mi capisci? Cioè, una volta ha dato la voce a un sorcio, no? A Stuart Little. Cioè, ma qualunque cosa sia, può essere una lampadina, può essere qualunque cosa, è bellissimo dar vita, capito, a qualcosa che tu pensi sia morto, invece non è morto. Mi sono spiegato? Quindi è tutto vita. Invece sul senso, secondo voi, di questo Toy Story 4? Ho il terrore di spoilerare qualcosa che non possiamo dire. Secondo me questo quarto film è proprio su chi ha bisogno di trovare il proprio senso in base a una funzione prestabilita come quella del giocattolo, che innanzitutto queste creature immaginarie che hanno poi una vita loro, però sono giocattoli nel senso che sono tutti molto consci, anche Woody, della propria funzione, sono lì a far divertire, a far crescere un bambino. E poi, come già abbiamo visto, mi sembra in Toy Story 3, questo ciclo finisce a un certo punto, il bambino cresce, i giocattoli finiscono nell'armadio o in una cassa di legno, e il fatto che queste creature abbiano superato, come dire, la loro sono sopravvissute la loro utilità, però soltanto nel senso prestabilito che conoscevano, e devono trovare un nuovo senso dell'essere semplicemente se stessi e anche rischiare, come facciamo noi, che spesso non abbiamo, è una fortuna sfortuna, uno che pensa di avere una funzione, di essere nato per una cosa, da una parte è un prigioniero perché farà solo quello tutta la vita, dall'altra ha la rassicurazione di sapere che cosa deve fare, invece tutti noi altri andiamo avanti a tentoni, miagolando nel buio, come diceva qualcuno, cercando un motivo. Voi tra il giocattolo e me, la differenza qual è? Alla fine ci diciamo tutti le stesse cose. Ora, che te la dice un giocattolo o che te la dice una persona, quanti giocano con le persone, per esempio, che le scambiano non per persone ma per, li usano, sono i toy boy, questo è Toy Story, no? Poi in realtà usano toy boy, non si usano le cose, quindi alla fine, no, non si capisce più qual è la realtà, qual è la finzione, dove sta la verità. Sono tutte sceneggiature, no, sentimentali, emotive, che possono sia vivere sia le persone che sia questi oggetti tra virgolette, perché poi alla fine facciamo pure noi le stesse vite che vedi nei cartoni animati, no? E vieni lasciata una bambina a cui gli strappano per esempio una bambola quando c'ha 7 anni tra le braccia, ma tu lo sai che questa roba qui, che magari una bambina vera, dico, la può vivere, magari 30 anni dopo soffrirà di abbandono. Tu dirai: ma che sei scemo? No, non sono scemo, perché quella bambina che era il suo principe azzurro, che era piccola, era il suo principe, no, strappata dalle mani, può diventare un trauma 30 anni dopo, lei soffrirà d'abbandono e non saprà perché. Quindi mi capisci che non è giocare con i giocattoli, perché con i giocattoli bisogna saper giocare pure. È divertentissimo, perché questo sbruffone che fa tutte queste facce, piroette, acrobazie, e peraltro veramente somiglia tanto ai giocattoli con cui giocavo. Io mi ricordo quando ero piccoli c'erano tutti questi giocattoli a molla in cui tu dovevi caricare e partiva una cosa, una palletta, e poi però è un sensibile trema a questo magone perché ha deluso il proprio proprietario, che si capisce benissimo è un bambino carogna di quelli cattivissimi
che comprano e buttano giocattoli e li consumano alla velocità della luce. Anche questo, anche la rappresentazione dei bambini, se vedete, è particolare, perché ad esempio Bonnie è una bambina ipercreativa che gioca anche da sola, si butta sui cuscini e quindi crea anche i giocattoli. Nella nostra infanzia, ad esempio, di giochi ne avevamo relativamente pochi, a parte sì, la pista Policar, poi i giochi di società, Monopoli, queste varie cose, ma giocattoli avevamo pochissimi pupazzi e li logoravamo, cioè nessuno abbandonava un giocattolo, perché quando hai finito di giocare non esisteva più, era consumato, era rotto, gli mancava un braccio, una gamba. Si creava molto di più, si facevano molte più avventure. Credo che poi le generazioni successive, per un eccesso di un po' di consumismo, siano passati a consumare giocattoli molto, molto più velocemente, insomma. Va in moto esattamente come Duke Kaboom. Io ho io ho un vecchio scassone, ho una moto che potrebbe avere l'età di quella di Duke Kaboom, per quanto è vecchia e scassata, ma l'amo e non la... L'ho fatta aggiustare, revisionare mille volte, veramente un catorcio. Cioè non... L'unico vantaggio è che nessuno me la ruberà mai, anzi posso trovarci 5 euro sopra dicendo vatti a comprare qualcosa, tutta sverniciata, distrutta, però è la mia moto e finché proprio non esala l'ultimo respiro la tengo. Ci fai quelle cose? Sì, un po' meno spericolato. Duke, dobbiamo... Aspetta, l'ultimo. Oh sì... Cosa ti riporta qui, Pip? Voci.fm, il sito delle voci.